Ci troviamo all'Aquila, alle nostre spalle la Fontana Luminosa, uno dei monumenti più belli e importanti dell'Aquila, per l'edizione 2024 della Notte Bianca. Tanta musica, divertimento per i più piccini, per gli adulti, fino a notte fonda. Un modo per riscoprire l'Aquila che sta rinascendo sempre più bella. Buon divertimento! Piazza Duomo, edizione 2024 della Notte Bianca all'Aquila. Ci troviamo in compagnia del direttore artistico Marcello Di Giacomo. Per l'edizione 2024 della Notte Bianca, quali sono le novità? Allora, ci siamo riappropriati di Piazza Duomo e quindi siamo strafelici perché veramente è stato un anno difficile con tutti questi lavori di ripavimentazione della città, quindi veramente siamo stati in difficoltà, abbiamo spostato di 15 giorni rispetto alla tabella di marcia che avevamo, niente, ce l'abbiamo fatta, la giornata è bellissima e come al solito abbiamo fatto un programma artistico variegato che copre un po' tutto i gusti della gente, dai più piccoli ai più grandi. E vi dico una cosa, quest'anno vedo tantissima gente di fuori rispetto all'altra edizione, che ha bevuto anche un pochino, ti ricordi quando abbiamo fatto l'intervista, era stata difficoltosa. Quest'anno veramente tantissima gente, proprio perché siamo diventati Città della Cultura 2026 e sono già 2-3 mesi da quando siamo stati insigniti di questa cosa, che l'Aquila è piena di turisti tutti i weekend, quindi venite all'Aquila che noi ce la mettiamo tutta. Grazie. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Notte Bianca 2024 all'Aquila, i ragazzi stanno facendo le prove e voi state facendo anche dei selfie, ho visto, con sua figlia. Sì, mia figlia, piacciono tanto i cantanti e quindi ogni tanto me la porto in giro per, insomma. Lei da dove viene? Io vengo da Cagliari. È la prima volta qui all'Aquila? No, vengo tutti gli anni, mi piace come città, poi insomma adesso un po' dopo il terremoto si è risvegliata un pochino e quindi cioè, è bello ritornarci tutti gli anni insieme a mia figlia e vedere anche qualche amica che non vedo dall'anno scorso, quindi sì, in modo per rivedersi. Bene, allora buon divertimento. Grazie anche a voi. Edizione 2024 della Notte Bianca all'Aquila. Per questa occasione il Munda ha deciso di tenere aperto eccezionalmente il museo, quindi per far vedere il mammut. Noi crediamo molto nella rete, ecco, di fare rete, ecco, è importante l'osmosi con il territorio, per cui quando siamo stati invitati ad aprire il mammut abbiamo subito organizzato questa apertura serale straordinaria che si prolunga fino alle 11, però il mammut è possibile vederlo normalmente nei fine settimana di giugno, dal venerdì alla domenica, e luglio-agosto siamo riusciti ad organizzare dei turni per l'apertura quotidiana dal martedì alla domenica. Il museo è in parte ha riaperto di fronte alle 99 cannelle con delle collezioni, per cui siamo divise fra queste due sedi. Il biglietto è unico per vederle entrambe.